professionisti di assoluto valore che confermano come la formazione e la specializzazione del capitale umano e la sua valorizzazione sono elementi cardine della vostra istituzione. D'altronde, i compiti affidati alle Fiamme Gialle presuppongono necessariamente competenze elevate e sempre aggiornate. Sono requisiti indispensabili per poter contrastare efficacemente condotte criminali sempre più sofisticate e in grado di vanificare lo sviluppo, la crescita e il benessere del Paese. Ma annoverete tra le vostre fila anche esperti uomini di mare, navigati piloti di aerei e di elicotteri, specialisti nel soccorso in montagna e tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica. Donne e uomini che si distinguono con coraggio e spirito di servizio in mare, in cielo e in montagna, dove è chiamato a operare il corpo. E perciò, raffigurati nel suo stemma araldico, ben visibili dietro il mitologico grifone che presidia il prezioso forziere dello Stato, è davvero un'emozione vedervi qui schierati, fieri, con le uniformi delle diverse specialità. Il vostro è un impegno a tutto campo, dunque in favore della legalità e dei diritti dei cittadini, per contrastare quei fenomeni che ledono la leale concorrenza tra imprese e alimentano l'economia sommersa. Fenomeni gravi e sempre attuali, come ad esempio il lavoro nero, il caporalato, che hanno nei lavoratori le vittime principali, il cui contrasto continua a rappresentare una priorità per l'azione di servizio del corpo. Un impegno a tutto campo che ha una missione principale, garantire la sicurezza economico-finanziaria dell'Italia e dell'Unione Europea.